Dunque, questo è il maltempo al sud Italia. Nei giorni scorsi abbiamo visto le intemperie, abbondanti nevicate e soprattutto le vittime provocate dal maltempo, gli anziani che sono morti proprio a causa delle intemperie. Abbiamo qui con noi il direttore generale del San Filippo Neri, professor Domenico Alessio. Allora, professore, lei come legge questo fenomeno, insomma, la morte di tante persone a causa del freddo e della neve? Forse la prima volta che succede con questa intensità, con questa forza da nord a sud. Beh, effettivamente è una situazione eccezionale che gli ospedali hanno cercato di fronteggiare al meglio. Noi, per quanto ci riguarda, consideriamo fisiologico il fatto che durante eventi di questa portata, di queste criticità, ci siano diversi accessi ai pronto soccorso. Il problema è questo, che insomma, per quanto riguarda l'ospedale del quale io sono direttore generale, devo dire che le ondate di maltempo, cioè dire per neve, si sono verificate in due circostanze. La prima, dal 3 al 6 di febbraio, e ha visto presso il pronto soccorso di San Filippo Neri qualcosa come 340 accessi in 3 giorni, quindi una media di 100 e passa accessi al giorno. E il 34% di questi accessi si riferiscono, diciamo così, a traume dovute ovviamente a problemi di deambulazione delle persone sulla neve, sul ghiaccio, eccetera. Nella seconda fase, cioè a dire quelle che ha visto impegnati anche gli ospedali, sempre per causa neve, dal 10 al 13 di febbraio, pur essendo aumentati gli accessi ai pronto soccorso, nel caso nostro da 3,40 sono arrivati a 356, si è abbattuta la percentuale dei traumi, cioè dire dal 34% è arrivata al 17%. Questo fenomeno si può leggere in due modi. Primo, che la cittadinanza ha preso maggiore consapevolezza dell'esperienza precedente. Secondo, è che le istituzioni, almeno nel Lazio, cioè dire, la Regione Lazio, la Protezione Civile, la Prefettura di Roma e il Comune, va bene, hanno messo in atto tutti quei provvedimenti, va bene, da garantire una maggiore sicurezza sulle strade, e quindi automaticamente i traumi sono diminuiti. Parliamo proprio di prevenzione, insomma, quali sono le misure che bisogna adottare per poter affrontare, soprattutto in una città come Roma, dove statisticamente non nevica poi tanto spesso, insomma? Beh, insomma, io dico che la seconda esperienza è stata abbastanza accettabile, perché come ho detto prima i traumi si sono ridotti del 50%, però gli ospedali si devono organizzare in un certo modo, Ecco, in che modo cioè devono dire, organizzarsi gli ospedali? affrontare l'emergenza e l'urgenza. Innanzitutto sospendere, secondo anche le indicazioni che vengono dagli uffici della regione, sospendere i ricoveri ordinari e tutte le attività in elezione, quindi anche le camere operatorie, eccetera. Cioè dire, tutto ciò che non è, diciamo così, dedicato all'emergenza e urgenza, in quel momento deve cessare, in modo che tutte le risorse vengano impegnate per affrontare l'emergenza. Ecco, questo è uno dei. Sospendere ovviamente i permessi e le ferie al personale. Se ti trovi in una situazione di impreparato, come è stata la prima volta, eventualmente per assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie, bisogna necessariamente bloccare tutti i medici, gli infermieri, gli ausiliari, i tecnici all'interno dell'ospedale, aspettando, va bene, che quelli che devono dare il turno possano arrivare in ospedale. Cioè dire, fino a quando non c'è il cambio turno a vista, nessuno si muove dal proprio posto di lavoro. Professore Alessio, oggi i sindacati hanno denunciato alcune situazioni drammatiche, soprattutto nei pronto soccorso in molti ospedali italiani. In 10 anni sono stati tagliati 45.000 posti letto. La situazione da voi com'è? Beh, la situazione nostra è abbastanza normale, nel senso che
tutti abbiamo subito il taglio dei posti letto, ma bisogna organizzarsi con provvedimenti come quelli che dicevo prima per cercare di utilizzare al meglio i posti letto all'interno. Nel momento in cui io dico che tutti i ricoveri ordinari devono essere sospesi, vuol dire che tutti i posti liberi che si faranno per effetto dei mancati ricoveri in elezione saranno dedicati all'emergenza. I reparti più interessati sono ovviamente il DEA, che è il Dipartimento di Emergenza e di Accettazione, e quindi, dato che noi parliamo sempre di traume, di fratture, di contusione, eccetera, il reparto che deve essere più allarmato, oltre al pronto soccorso, è quello di ortopedia. Quindi bisogna che, anche se i posti letto dell'ortopedia fossero, ecco, diciamo, tutti occupati, per effetto di quel provvedimento, cioè dire di sospensione dei ricoveri ordinari, chiaro, tutti i traumatizzati possono essere ospitati presso altre reparti e avere le cure. Grazie al professor Domenico Alessio, direttore generale del San Filippo Neri, grazie per essere stato con noi a Rai News. Grazie a lei.